L'odio verso My Hero Academia. Parliamo di una serie famosissima e il manga recentemente ha fatto 100 milioni di copie in tutto il mondo. Ma penso che sia anche risaputo che la community anime e manga odi davvero tantissimo questa serie. Sicuramente ci possono essere motivazioni valide, ma anche altre motivazioni che davvero sono senza senso. E visto che recentemente è iniziata la nuova stagione di My Hero Academia, mi sono detto tra me e me, perché non cercare online quali sono le motivazioni per cui questa community, queste persone odiano My Hero Academia. Ma prima di parlare di questo odio, vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e a lasciarmi un commentino su My Hero Academia. Ditemi se lo amate, se lo odiate e quali sono le vostre motivazioni e casomai commentate anche su queste motivazioni che io sto dando in questo momento. Ho fatto una ricerca durata un bel po' di ore. Ovviamente io mi sono segnato solamente le cose più importanti e fondamentali, perché davvero sarebbero tantissime e molte, ve lo dico, erano davvero senza senso. Le motivazioni principali che ho trovato sono quattro, e anche se la terza e la quarta sono abbastanza unite. La prima riguarda la storia, e cito le parole usate, è monotona, piena di cliché, parti noiose, poteva essere realizzato meglio, e si rivolge ad un pubblico di bambini. Diciamo che sono più in disaccordo con queste parole che vengono usate. È vero che ci possono essere delle parti noiose, e personalmente parlando ci sono state alcune saghe in particolare che sono state un pochino difficili da digerire, però tutto sommato la maggior parte degli eventi di My Hero Academia a me non sembrano per nulla noiosi o monotoni. È vero che ci possono essere delle parti cliché, tutto sommato parliamo sempre di un battle manga e non di un battle shonen, che è un termine che non esiste. Parliamo di un battle manga rivolto ai ragazzi e non ai bambini, dato che appunto il suo target è shonen e non Kodomo. Ma in ogni caso questi cliché sono inevitabili sotto certi punti di vista. Faccio un esempio, il torneo. Dragon Ball è sicuramente il capostipite che ha creato questo genere dei tornei. E col passare del tempo, sempre più battle manga hanno iniziato ad approcciarsi ai tornei. Ed ovviamente My Hero Academia è anche tra questi. Ma a pensarci meglio, ditemi qual è quel manga che si rivolge tantissimo anche ai comics. Perché alla fine My Hero Academia ha voluto unire il mondo dei manga con il mondo supereroistico dei comics, li ha fusi assieme, e tutto sommato questa storia si rivolge ok ad un pubblico anche più piccolino, si rivolge anche ai ragazzi e certe volte si può rivolgere anche a quelli più grandi. Il secondo punto, che è davvero anche questo tanto importante, è riguarda Deku, il protagonista di My Hero Academia. Purtroppo è vero che viene tanto odiato dal pubblico e le motivazioni principali sono che è inutile, piange in continuazione, è un raccomandato ed ha un potere troppo potente fin da subito. Ma per favore, parliamo di un ragazzino di 15-16 anni che ha dovuto vivere una vita di merda perché prima era bullizzato in continuazione e sapeva fin dal principio, fin da quando era piccino piccino, che non avrebbe mai potuto realizzare il suo sogno e sapeva che non poteva diventare come quell'essere che venerava, All Might. Piange in continuazione, ma voi avete visto quello che ha vissuto durante My Hero Academia questo ragazzo? Cioè, non è che parliamo di una persona di 20-25 anni, parliamo di un uomo, no? E parliamo comunque di un ragazzino. Posso capire che sì, è un raccomandato, ma mettiamola sempre sotto certi punti di vista e raccomandato, perché ok, sì, ha incontrato All Might, ha avuto questo destino, se vogliamo dire in questa maniera, e sappiamo perfettamente che è anche la sua storia che ormai è scritta, perché fin dal primo capitolo sappiamo che è una storia già scritta e che noi stiamo vedendo, probabilmente, anche se qui si va sulle teorie, probabilmente qualcun altro sta raccontando questa storia, o forse è proprio Deku stesso che sta raccontando questa storia. Ma ci sono tantissime serie che effettivamente hanno questo destino per il protagonista, che può essere bello come può essere brutto. È ok che ha un potere troppo potente fin da subito ed esagerato, ma
penso che se avete visto o letto la serie, per probabilmente boh, due terzi della serie all'incirca, diciamo due terzi più o meno siamo lì, ogni volta che usava i poteri si distruggeva il corpo, moriva, era sempre distrutto e c'era quella poverazza di recovery girl che doveva sempre curarlo in continuazione. Ok, ha avuto dei poteri giganteschi fin da subito e ha avuto All Might come maestro, ma onestamente non si può dire che ha avuto questi poteri e poteva subito usare il 100% dei suoi poteri. Tuttora possiamo dire che se usa quei poteri al 100% non è che si ritroverebbe in condizioni perfette. Il terzo punto riguardante l'odio penso che sia effettivamente il più importante di tutti, ovvero il fandom. Il fandom è la cosa che viene più criticata di tutte e mi sono segnato queste cose qua. Il fandom peggiore del mondo, non puoi criticarli. Ma Hero Academia è come un'ossessione, sono tutte ragazzine di 12 anni. Ora, personalmente parlando, io ho ancora il cazzo e soprattutto ho abbastanza peluria un pochino in tutto il corpo, quindi non mi sento una ragazzina di 12 anni. Però può essere che mi sto sbagliando. Criticare un fandom, soprattutto definendolo il peggiore del mondo, penso che sia un tantinello esagerato, perché tutti i fandom possibili e immaginabili di qualsiasi anime, manga, videogioco e così via hanno sempre il lato positivo e il lato negativo. Sicuramente il fandom di My Hero Academia pecca su alcuni aspetti, ma non penso che si possa definire il peggiore. Ogni fandom appunto ha i suoi problemi, potrei per esempio citare One Piece o Dragon Ball che sono i miei argomenti principali del canale. Se per esempio di One Piece io inizio a dire che c'è quel qualcosa nel manga che è fatta male, inizio subito a ricevere critiche. Infatti nei miei video dei capitoli di One Piece, ogni volta che dico che c'è qualcosina che non mi è piaciuto, vedo che c'è qualche dislike in più del normale, chissà come mai. O con Dragon Ball, se non dici che è la cosa migliore mai creata di questo mondo, o se non dici che GT è meglio di Super, cosa che non ha assolutamente senso di esistere, però è una mia battaglia personale, inizi subito a venire criticato. Ogni fandom ha il suo problema e io spero che possiate capire che ognuno ha anche il proprio pensiero, anche se effettivamente il fandom di My Hero Academia ha un effettivo problema, un problema enorme, ed è il quarto punto, visto che ho detto che il terzo e il quarto punto sono strettamente collegati, ovvero le coppie inesistenti, le ship. Posso essere onesto con voi, io non mi sono mai informato sul fandom di My Hero Academia fino a quando non ho voluto realizzare questo video. Per più che altro perché per me il manga, l'anime si deve criticare l'opera e non le persone. Infatti per me criticare il fandom è una cosa inesistente, perché devi criticare il prodotto e non le persone che leggono o guardano il prodotto. Ma se uno vuole un attimino addentrarsi, penso che arriva qua e dice: ma io che cazzo sto leggendo? Vi voglio nominare 5 coppie che, puttana la miseria, io l'ho guardato, ho detto ma siamo seri. La più famosa, che ovviamente conoscevo anche io, è Deku e Bakugo. Poi abbiamo Bakugo e Shoto, Shoto e Dabi, Deku e All Might, Deku ed Eri. C'ha solamente 6 anni. Non è possibile. Non è possibile. Io lo sapevo che non dovevo informarmi, ma io lo sapevo che dovevo farmi i cazzi miei. Ma io lo sapevo che dovevo farmi i stracazzi miei. Perché ho... Che poi ce ne sono tanti altri che io non ho messo nel video, perché onestamente non avevano senso. Però ho preso poi gli ultimi due di All Might, cioè tipo 55 anni e passa. E Eri ne ha 6. Deku ne ha 15-16 nel corso della storia. Per favore, cioè io voglio parlare a tutte quelle persone che, ok, è vero che probabilmente sono tutte più ragazzine quelle che hanno fatto queste cose qua, però in ogni caso tutto il fandom non sono ragazzine e ci sono varie persone di tantissime età differenti. Ma sono abbastanza sicuro che effettivamente coloro che hanno creato le coppie sono più che altro ragazzine e ragazze. E
Sì, io non riesco completamente a capirle queste persone. Io ho dovuto cercare My Hero Academia Ship su Google e molte cose riguardavano Wattpad con pagine, 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 pagine di storie che non ho voluto leggere. Sta lasciando il fatto che Deku viene shippato tipo con tutti. Tutti, non esiste un personaggio con cui non viene shippato Deku. Poverino, povero ragazzo, gli avete creato i traumi senza che se ne rendesse conto. Per favore. Che poi mi sembra pure scontato e inutile dire che Deku è probabilmente al 99,9999% sia destinato a mettersi con Uraraka. Perché è la cosa più ovvia, la serie stessa te lo dice. Deku è innamorato di Uraraka. In conclusione, quello che voglio principalmente dire è che ok, ognuno può avere il proprio gusto soggettivo, senza ombra di dubbio, a ognuno gli può piacere come gli può far cagare. Posso capire che alcune cose sono criticabili perché è verissimo, ma anche a me My Hero Academia piace al 100% e ci sono parti che mi piacciono, non mi piacciono. Ovviamente il protagonista, ma in generale anche tanti altri personaggi possono piacervi o non piacervi, però per favore non criticate l'opera per via del fandom. Un'opera non si valuta per il fandom, ma per quello che c'ha all'interno. Quindi sì, se alcune cose possono essere criticabili, cose come il fandom, per favore, lasciateli in pace. Concludiamo anche oggi il video e spero che vi possa essere piaciuto perché davvero, non ho mai parlato di My Hero Academia nel canale in 2 anni e passa che ormai ho aperto questo canale. Volevo effettivamente dire qualcosina di mio. Vi ricordo il like, l'iscrizione e il commentino per questo video. Ditemi effettivamente se siete d'accordo con me, se odiate la storia, Deku, i vari personaggi, il fandom, le coppie. Le coppie posso capirlo, però voglio dire, scrivete, scrivete. Ma ora vi saluto e alla prossima!